Ci spostiamo a Madonna di Campiglio per la gara di auto d'epoca, la Winter Marathon, e ce n'è davvero per tutti i gusti, vediamo. Per un'anomalia del clima, quello che doveva essere un paesaggio tipicamente invernale, siamo a Madonna di Campiglio, nel cuore delle Dolomiti, si è presentato così. Strade asciutte, pochissimo ghiaccio e una spolverata quella di neve. Ma non è mancata l'adrenalina, la Winter Marathon, la prima grande classica dell'anno, considerata la mille miglia della montagna, è giunta alla sua 29esima edizione. Con la formula del tutto in una notte, oltre 100 vecchie glorie del passato si sono sfidate tra i tornanti di montagna, lungo un percorso di 450 chilometri che ha attraversato ben 9 passi dolomitici, una tappa unica di 12 ore per la maggior parte in notturna, con un parterre di anteguerra tra cui una Bentley 3 litri del 25, la più antica in gara, presenti anche auto più recenti ma in edizione limitata come questa sgargiante Lancia Fulvia Coupé Safari del 76 giallo Maia, guidata dal pluricampione di rally Miki Biasion, che dall'esperienza della velocità pura si è cimentato con i centesimi di secondo delle 51 prove a cronometro. Si devono attraversare queste fotocellule al centesimo di secondo, per uno abituato ad attraversarle più velocemente possibile diventa un po' complicato, però mi sto allenando, ho avuto una navigatrice che mi ha aiutato moltissimo, mi ha insegnato moltissimo. Per noi è un evento particolare dove si mette in gioco, oltre a un regolamento ben preciso, anche un'attenzione per il tempo che trascorre. Archiviata la gelida e impegnativa notte, 15 i ritiri per motivi tecnici, sul laghetto ghiacciato di Madonna di Campiglio le auto equipaggiate di gomme chiodate si sono nuovamente sfidate per un breve ma appassionante circuito sul filo dei centesimi.